Firenze, si sa, l'arte è di casa. Ogni strada è una galleria. Ogni piazza una mostra gratuita, aperta giorno e notte per i visitatori di buona volontà. Chi stupirà se diciamo che le gallerie d'arte a Firenze fanno affari d'oro? Di recente, festeggiamo l'avvenimento come si conviene, ne è stata aperta un'altra, la Galleria Colonna, proprio nel cuore della città vecchia. Vi espone Luciano Guarnieri, ritrattista di talento, un giovane preciso, serio pittore che respinge le tentazioni dell'astrattismo e dell'informale per coltivare l'arte antica e nobile del ritratto. Un pittore, diremmo, della scuola tecnicamente agguerritissima di un Annigoni, uno di quei tipi di artisti che, a torto o a ragione, vanno scomparendo. Somiglianza perfetta all'originale, in ogni caso è al di sopra di qualsiasi velleità deformatrice. Una maniera di interpretare il mondo, anche questa. Guardate ora questa pittrice in erba, fotografica anche lei, è precisa, ha 8 anni, frequenta la terza elementare, si chiama Wanda Rossi, fa la pittrice come farebbe qualunque altra cosa, per gioco. Siamo a Milano, al quinto salone del bambino. Di pittori come Wanda ne abbiamo trovati a decine, si cimentavano in una gara di cartellonismo. Ormai l'arte delle relazioni pubbliche non ha più confini, arriva in ogni angolo della nostra vita, dai cartelloni al vestito, al metro della sarta. Il ciclo è completo, anche i ragazzi, pittori o no, ora sono a posto. La civiltà industriale si fa ogni giorno più raffinata, più esigente.